A proposito di questo, ci sono state anche delle dichiarazioni di Draghi, non recentissime, proprio nel momento in cui, insomma, ha abbandonato terminato l'incarico alla Banca Centrale, tanto che qualcuno ha parlato, insomma, di un Draghi che quasi, un Draghi quasi pentito, no? Che addirittura sembrava da queste dichiarazioni voler quasi anche abbandonare i concetti neoliberisti. Secondo te, ecco, è un tentativo, diciamo, credibile o è un tentativo magari per accreditarsi e magari arrivare, se davvero vuole arrivarci, che ne so, a diventare Presidente della Repubblica, comunque un incarico politico in Italia? Beh, abbiamo sentito dire da questi personaggi, penso a Conte, che voleva terminare nel primo governo con la Lega e il 5 Stelle, avrebbe terminato la sua carriera politica se il governo fosse in qualche modo caduto, il governo ha cessato di esistere e lui, hop, come in un'agliana, ha preso la seconda agliana del Conte bis e si è trovato a capo di una maggioranza completamente diversa. Prima 5 Stelle Lega e poi 5 Stelle PD in una pantomima. 5 Stelle PD si sono odiati fino alla sera prima, si sono bastonati, insultati fino alla sera prima e poi sono andati a governare. Quindi non mi stupirei di Draghi, che peraltro ha già anche ricevuto l'endorsement, l'appoggio da parte della Lega. Salvini per ben 2 volte ha detto che poteva essere un buon Presidente della Repubblica. Giorgetti, che è un uomo attento delle relazioni della Lega, ha detto anche lui che poteva essere un buon Presidente della Repubblica. Quindi può darsi che Draghi si stia acconciando a diventare il Presidente della Repubblica con questo Parlamento, oppure col prossimo, nel caso vincesse la Lega. Vorrei ricordare che Draghi è quello che disse a un certo punto del suo mandato, come presidente della Banca Centrale, governatore della Banca Centrale, disse: ma l'Italia va avanti col pilota automatico. E una frase del genere, appunto, la dice lunga su quali sono i meccanismi, la chiamano sovranità, fa sorridere, i meccanismi di autonomia e indipendenza dei governi attuali. Vuol dire che sono governi che sono dei passacarte che decidono l'1-2% sull'intero delle manovre economiche, che tutto viene deciso altrove. Sono grandi gruppi economici e finanziari, anche italiani, non voglio dire che siano solo stranieri, che decidono per la politica. La politica oggi conta pochissimo e quindi ha questa funzione di passacarte. Appunto, l'Italia va avanti col pilota automatico.